Per il decimo anno consecutivo, in occasione di Apuana in Festa, Caregine ricorda l'antico sport del tiro alla forma e lo fa organizzando una gara alla quale partecipano tre formazioni composte da tre tiratori ciascuna. Le squadre sono abbinate alle tre parrocchie del comune: Capricchia, che ha il colore giallo, con Righini, Angeli e Merighi, Capanne Isola Santa, con il colore rosso, con Rino, Alberto Suffredini e Franco Panzani. E infine il centro storico di Caregine, abbinato al blu con Bandini, Santi e Lazzurri. Prima della gara, il gruppo folcloristico La Muffrina di Camporgiano ha portato nella piazza davanti al municipio allegria, balli, musica e soprattutto tradizione garfagnina. La gara del formaggio è iniziata in un tratto in salita poco fuori dal paese, per poi proseguire fino alla porta d'ingresso del centro storico. I tiratori hanno lanciato una forma di grana di 25 kg e non senza difficoltà. Giusto dire che tra questi ci sono anche alcuni campioni italiani, soprattutto ci sono coloro che con la propria attività mantengono vivo lo sport che di fatto è un'antica tradizione di questa terra. Ad assistere all'evento tanto pubblico, mai come quest'anno, a conferma del successo dell'iniziativa. Dopo una serie interminabile di lanci e tanti applausi, è stato il rione Capanne Isola Santa a vincere, grazie alla bravura di Rino, Alberto e Franco, che si sono aggiudicati il cencio, ovvero il palio, realizzato quest'anno dal primo cittadino di Caregine, Mario Puppa. Dopo le premiazioni, come da tradizione, metà del formaggio è stato offerto a tutti i presenti che hanno accettato di buon grado.